si parte innanzitutto da uve autoctone modenesi che noi coltiviamo tra le colline di Modena. Siamo a un passo da Castelvetro, tra Marano e Vignola. Le uve vengono raccolte manualmente, vengono pigiate con pressa soffice e cotte. Abbiamo tre metodi diversi di cottura: fuoco diretto, vapore oppure sottovuoto, sempre col vapore. Il mosto d'uva viene cotto per diverse ore, tra le 24 e le 30 ore, e poi viene lasciato fermentare in acciaio con lieviti indigeni, quindi senza aggiunta di alcuna sostanza, subisce la prima fermentazione, che è quella alcolica. A seguito viene spostata in questa sala, quindi nella soffitta di questa struttura, dove abbiamo l'invecchiamento del nostro aceto balsamico, e la seconda parte della fermentazione, quindi la fermentazione acetica. Il mosto d'uva cotto fermentato viene messo dentro a tutte le botti che fanno parte di una batteria, quindi di una famiglia di botti, e il processo funziona in questo modo. Tutti gli anni vado a prelevare una parte di aceto balsamico dalla botte più piccola, e questo è il mio aceto balsamico finale, la parte più vecchia. La parte che ho prelevato, sommata alla parte che è evaporata, verrà rincalzata con il prodotto della seconda botte. Quindi prelevo dalla seconda botte, che è un po' più grande, e rincalzo la prima. A questo punto è calata la seconda e quindi rincalzerò con la terza. E così via, se sempre dalla botte più grande verso quella più piccola, quindi da monte verso valle, aromatizzando il prodotto con sentori dei legni diversi che fanno parte della batteria, quindi gelso, rovere, ginepro. Questa è la batteria più lunga che abbiamo dentro la nostra acetaia ed è anche la più lunga esistente al mondo per produrre aceto balsamico tradizionale di Modena. È una batteria che è stata avviata nel 1930 dalla mia bisnonna Santina, fu lei la prima ad avviare questa produzione di aceto balsamico, e in questo caso abbiamo 30 botti, quindi il mosto cotto che viene inserito nella prima botte, cioè la più grande, impiega 30 anni, quindi deve fare 30 passaggi per arrivare alla botticella finale che sta qui in fondo. Quindi vuol dire che il prodotto più giovane contenuto nella botte più piccola ha almeno 30 anni e abbiamo ancora una parte dentro della mia bisnonna.